Ciao amici, purtroppo oggi per la Formula 2, la FIA ed il mondo intero è un giorno bruttissimo. Ieri infatti nella gara 1 della Formula 2, purtroppo in un gravissimo incidente ha perso la vita Antoine Hubert. Ahimè, oggi sembra impensabile una cosa del genere visto che ci sono sistemi di sicurezza che fanno paura. Purtroppo c'è una minima percentuale che questo possa succedere. Vi lascio dunque con il video di quello che purtroppo è successo. Now, what sort of commitment do they have through Eau Rouge actually to free saying that Kwon is a more interesting? Go on, Mark! Oh, there's a big crash there! There's a car who lost it! Car has lost it on the way in! Oh no! Oh, that's a horrible accident. That is a horrible accident involving the Sauber Junior team. And that is not what anyone wanted to see. A horrible smash at the top of the hill in Radeon. You saw it, he lost the rear on the right corner. Ogni pilota, nel momento in cui abbassa la visiera per entrare in un turno di prove libere, qualifiche o, come in questo caso, gara, a maggior ragione in una gara, sa che potrebbe succedere qualcosa di brutto. Purtroppo, da ogni situazione brutta deve uscirne sempre fuori una persona. Questa volta, ahimè, sei stato tu. Ciao Antoine. Come infatti ho detto pochissimo fa, c'è una minima percentuale che qualcosa possa succedere. È ovvio, fa parte del gioco e fa parte del rischio. Quando dici e pensi qualcosa del genere, magari vai a pensare perché proprio a me? Purtroppo quel perché proprio a me probabilmente se lo pongono tutti e tra tutti quanti qualcuno deve pure esserci. Quello che è successo è terrificante e non serve analizzare troppo la situazione, semplicemente perché la dinamica, seppur difficile da vedere, da capire, è ben chiara. Quindi io spero che si faccia qualcosa, anche se portare il nostro sport ad un rischio zero è impossibile.